la presentazione di un Silver Maschi e la presentazione di un bassotto standard a pelo corto. In questo tipo di competizione ad essere giudicata è l'attitudine del giovane presentatore a valorizzare il soggetto che porta al guinzaglio. Invito il giudice a recarsi sul podio per la premiazione e colgo l'occasione per ringraziare lo sponsor principale, come ci ricorda il nostro bellissimo podio, Monge, il pet food italiano. Oserei dire anche, oltre che italiano, piemontese, perché è un'azienda piemontese. Per cui il nostro giudice è pronto per premiare al quarto posto Carol Miglioranzi con il bassotto tedesco, al terzo posto Kevin Richard con Siberian Husky, al secondo posto Ginevra Di Giorgi col cane lupo cecoslovacco, vince quindi, giro d'onore, applauso del pubblico, Azzurra Malfer con l'Alano Arlecchino. Rosso, del setter inglese, del pastore australiano, del whippet, del Jack Russell Terrier, viene con bassotto, bassotto standard a pelo duro e Rottweiler. Anche in questo caso i nostri giovani presentatori, bravissimi, sono stati giudicati e punteggiati dal nostro giudice, quindi dei 9 finalisti che vediamo, siamo pronti, e invito il nostro giudice a recarsi sul podio per la premiazione, a chiamare i 6 vincitori che si aggiudicano i punti per il circuito nazionale e quindi internazionale come rappresentanti dell'Italia al Trap di Birmingham nella competizione dei giovani presentatori o Junior Handler Competition, come ci piace definirla in inglese. Al momento di suspense, perché abbiamo 9 concorrenti. Sesto posto Francesca Curti col Jack Russell Terrier. Al quinto posto Alice Fiammengo con l'Alaskan Malamute. Al quarto posto Giorgia Caglioni col bassotto standard a pelo duro. Ed ora siamo sul podio, dove chiamo al terzo posto Aurora Sartori con l'ebreo afghano. Al secondo posto Agata Lucchini con il whippet. Sale sul gradino più alto del podio, I'm very sorry for the pronunciation, Laura Povilaitytė dalla Lituania. Io vedo l'onore per la vincitrice
che la Junior Competition dell'esposizione internazionale termina di giugno 2018. Chiedo alla regia di sistemare il microfono perché c'è un ritorno molto forte se sta su questo lato. Invito nel pre-ring tutte le migliori coppie, grazie. Please, all best praises in collection ring, thank you. Un grande applauso per il giudice delle migliori coppie dall'Azerbaijan, Viktor Lobakin. Thank you very much, Viktor. E continuiamo ad applaudire alla coppia di Bracco ungherese a pelo corto, Segugio italiano a pelo raso, Golden Retriever e Chihuahua a pelo lungo. Mi è sfuggito l'applauso. Esatto, lo distratto. Cosa andiamo a votare il nostro giudice in queste coppie? Sempre nel rispetto dello standard di razza, e sottolineo come tutti i soggetti siano valutati in base proprio allo standard di razza, verranno scelte come vincitrici le tre coppie in cui l'assortimento del maschio mascolino e la femmina femminile dà valore appunto allo standard di razza stesso. Nel frattempo invito nel pre-ring i gruppi di allevamento a seguire tutti i migliori juniores. Grazie. Attention please, all best breeding group in collection ring, all of my best juniores. Thank you. Coppia di bracchi ungheresi a pelo corto, conosciuti anche come Magia Vesna. La coppia di Segugi italiani a pelo raso. In genere viene portata sul più esterna la femmina perché è più minuta del maschio, per cui il giudice può valutare meglio la femmina. Coppia di Golden Retriever. Chihuahua a pelo lungo. Ripeto, l'importante non è la razza di appartenenza, bensì il rispetto dello standard di razza, della tipicità e il dimorfismo sessuale che deve essere evidente. Coppia di Siberian Husky. Mi porto qui sul podio con il nostro giudice in modo che possiamo chiamare al terzo posto i piccoli Chihuahua. Al
Secondo posto, Segugio italiano a pelo raso. Sale sul gradino più alto del podio delle migliori coppie dell'esposizione internazionale canina di Cuneo, premiata dal nostro giudice, dall'Azerbaigian Viktor Lovaken, la coppia appartenente alla razza Siberian Husky. Invito nel pre-ring tutti i migliori juniores e i migliori giovani. Ecco davanti alla nostra giudice Mirna Scipolet, il gruppo di Golden Receiver. Di Shiba Inu. Dove chiamiamo third place for Shiba Inu al terzo posto, Golden Receiver al secondo posto, vince il gruppo di Shih Tzu. Il cane da pastore bergamasco, il Welsh Corgi Pembroke,
il bovano del Bernese, lo schnauzer nano bianco, eccoci quindi pronti dal secondo raggruppamento, il bovano del Bernese e lo schnauzer nano bianco, il bulldog inglese. Resta quindi lo schnauzer nano bianco e siamo pronti per accogliere i cuccioloni del terzo raggruppamento, Terrier. Abbiamo l'American Staffordshire e il Jack Russell. Un addetto alle pulizie per cortesia nel pre-ring. Grazie. Dal quinto raggruppamento, Odenko Vitenko a pelo corto, Akita, Severin Husky, American Akita, Spitznam. I nostri cuccioloni, la giudice va a valutare la promessa, tutti i soggetti che vediamo sono stati giudicati come molto promettenti i primi, ovvero hanno tutte le carte in regola per essere i campioni di domani. Il giudizio è effettuato in data odierna, valutando quelle che sono le caratteristiche di tipicità per l'età dei soggetti stessi. Proseguiamo, dice che non ci sono cuccioloni del sesto raggruppamento, Racco Ungherese a pelo corto. E si ferma con noi. Dall'ottavo raggruppamento abbiamo quindi Lavoro Receiver, Curly Cordial Receiver, Cocker Spani in inglese, Carlino, ed è tutto per l'ottavo raggruppamento. Resta quindi il cocker inglese, siamo pronti per presentare cuccioloni di razza Carlino, bolognese, bulldog francese, chihuahua a pelo corto e chihuahua a pelo lungo. Adesso ripenso.
invece a recarsi sul podio per la premiazione. Podio dove chiameremo al terzo posto Bracco Ungherese a pelo corto. Al secondo posto Schnauzer nano bianco. Sale sul gradino più alto del podio il Border Collie. Pastore australiano, cane da pastore bergamasco, border collie, cane da pastore tedesco a pelo lungo, cane da pastore tedesco a pelo corto, cane da pastore scozzese a pelo lungo, australian cattle dog, cane lupo cecoslovacco, cane da pastore olandese a pelo corto, Welsh Corgi cardigan, Welsh Corgi pembroke. Dal secondo raggruppamento Alano Fulvo, Alano Nero, Leon Berger, Cane Corso, Bull Mastiff, Rottweiler, Riesen Schnauzer, Schnauzer, Sir Schnauzer, Sir Pinscher, Dogo Argentino. Per quanto riguarda i terrier, American Staffordshire, Staffordshire Bull Terrier, Border Terrier, Jack Russell Terrier, Yorkshire Terrier.
Yoshi Terrier resta con noi, grazie. Dal quarto raggruppamento, Bassotto standard a pelo corto, Bassotto standard a pelo duro, Bassotto nano a pelo corto, Bassotto nano a pelo lungo, Bassotto canicchia a pelo duro, Bassotto canicchia a pelo corto, Bassotto canicchia a pelo duro. Bassotto standard a pelo duro resta nel ring. Dal quinto raggruppamento, American Akita, Akita, Samoyedo, Siberian Husky, Faro Hound, Auschwitz, Lapin Coira, Perro sin pelo del cane nudo messicano medio, Tiz giapponese, Shiba Inu, Spitznano. Spitznano, grazie agli altri giovani del quinto raggruppamento. Dal sesto raggruppamento, Rhodesian Ridgeback, Dalmata, Segugio italiano a pelo raso, Segugio di Hannover, Segugio bavarese, Segugio di Hannover, Beagle, Alpenlandische Dachsrache, Basset Hound, ed è tutto per il sesto raggruppamento. Resta con noi. Which one? Madam. Segugio di Hannover. Grazie. Nel pre-ring. Hannover nel pre-ring. Ed eccoci quindi dal settimo raggruppamento, setter inglese. Bracco di Weimar a pelo corto, setter irlandese rosso. Setter irlandese rosso. Dall'ottavo raggruppamento, Flat Golden Retriever, Golden Retriever, Cao de Agua portoghese, Cocker Spaniel inglese. Thank you.
Cocker Spaniel inglese. Ok, ed eccoci quindi pronti dal nono raggruppamento, Barbone Mediamole nero, Barbone Toy nero, Maltese, Cavalier King Charles Spaniel, Bulldog francese, Chinese Crested Dog, Chihuahua pelo lungo, Chihuahua pelo corto, Shih Tzu, Boston Terrier. Boston, Shih Tzu, lo Shih Tzu resta con noi nel pre-ring, grazie. Bel raggruppamento dei levrieri, levriero afghano e piccolo levriero italiano. Levriero afghano nel pre-ring. Ed ora abbiamo i 10 finalisti dei vari raggruppamenti. Dal primo raggruppamento cane da pastore tedesco a pelo lungo, dal secondo lo schnauzer capesale, dal terzo lo Yorkshire Terrier, dal quarto il passato standard a pelo duro, dal quinto lo spitz nano, dal sesto il segugio di Hannover, dal settimo il setter irlandese rosso, dall'ottavo il cocker spaniel inglese, dal nono lo shih tzu. Veterani e razze italiane nel pre-ring. Attention please, best veteran and best Italian wrestling collection ring. Thank you. Veterani e razze italiane nel pre-ring, grazie. Siamo pronti, we can go on the podium for the prize giving, madam.
Terzo posto per lo Shih Tzu. Secondo posto per il Pomerania. Sale sul gradino più alto e risulta quindi miglior giovane dell'esposizione internazionale di Cuneo, lo Yorkshire Terrier. Per cui il nostro giudice farà contenti entrambi i veterani. Border Collie e Bassotto Standard a pelo corto. Un grande applauso a questi soggetti che hanno come denominatore comune un'età superiore agli 8 anni. Nel frattempo invito tutti i soggetti di razza italiana a presentarsi nel ring. Attention please, all best of breed of Italian breeds in collection ring, thank you. Secondo posto per il Bassotto Standard a pelo duro, primo posto per il Border Collie. Consegna il premio il nostro giudice Valerio Razzaletti. Questo raggruppamento, un grande applauso per una giudice che è un po' la padrona di casa, è torinese, Sonia Bellan. Ed ecco quindi a voi il cane corso, il cane da pastore bergamasco, il bracco italiano bianco e arancio, il cirneco dell'Etna, il lagotto romagnolo, il bolognese, il maltese, il piccolo levriero italiano. Il bolognese,
il maltese. Il piccolo levriero italiano. Mi porto quindi in direzione del podio, mentre la nostra giudice Sonia Bellan, che è anche presidente onorario del gruppo Cinofilo Torinese, dico anche il presidente del gruppo Cinofilo Torinese di Montegrosso, che è qui pronto per questo raggruppamento, che ci porta appunto a conoscere quello che è il patrimonio storico importantissimo nella conservazione della biodiversità, che sono le nostre razze italiane. Maltese al terzo posto. Secondo posto per il bracco italiano bianco e arancio. Sale sul gradino più alto del podio la razza originaria del delta del Po, il lagotto romagnolo. Siamo pronti per cominciare con i 10 raggruppamenti, ciascuno dei quali ci darà un migliore di raggruppamento che disputerà il titolo di miglior soggetto dell'esposizione. La tensione in questo momento nel backstage comincia a crescere in maniera esponenziale, le probabilità di vittoria si riducono perché solo uno dei soggetti che vedremo entrare per raggruppamento avrà il titolo di migliore di raggruppamento e solo lui andrà alla finale tra i 10 migliori di raggruppamento. Cominciamo quindi col presentare il giudice del primo raggruppamento, quello dei cani da pastore bovari, esclusi i bovari svizzeri. Accogliamo con un applauso Cesare Calcinati, che ringraziamo per essere qui con noi. Ed eccoci quindi pronti per accogliere il cane da pastore tedesco a pelo corto, cane da pastore tedesco a pelo lungo, cane da pastore bergamasco, cane da pastore della Brit, cane da pastore belga Tardiren, pastore australiano, border collie, rough collie, cane lupo cecoslovacco, pastore svizzero bianco, pastore olandese a pelo corto, Australian cattle dog, Shetland sheepdog, skipper tape, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke. I cani da pastore sono caratterizzati da un grande legame con il conduttore, selezionati da centinaia, migliaia di anni in qualche caso per lavorare a stretto contatto con l'essere umano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, estremamente obbedienti, estremamente dipendenti, istinto predatorio molto accentuato, perché è su questo che si basa la conduzione del greggio del bestiame. Se parliamo di bovari, il lato, il rovescio della medaglia è il fatto che sono cani che hanno bisogno di un continuo stimolo mentale, non sono razze che possono essere prese e abbandonate in giardino a fare la guardia, perché soffrono veramente tanto l'assenza di un riferimento umano. In qualche caso addirittura le razze più decise cercano di sostituire loro il vuoto, scegliendo appunto di ricoprire il ruolo di capobranco. Ecco quindi una prima selezione, pastore scozzese Shetland, cane lupo cecoslovacco, cane da pastore scozzese a pelo lungo, border collie, pastore australiano, pastore belga Terburen, ed è tutto. Originale
originario delle isole a nord della Scozia che costituiscono l'arcipelago delle isole Shetland. Questa è una piccola razza che deriva dalla fusione delle caratteristiche del cane da pastore, il classico ceppo britannico, con quelle del piccolo cane portato sulle coste delle isole Shetland dai vichinghi, lo Yaki. Selezionato nell'ex Repubblica Cecoslovacca dall'ingegner Karalauto per l'esercito per pattugliare i confini, si è voluto fondere in un'unica razza le caratteristiche di resistenza del lupo con il legame del pastore tedesco ed è stato quindi selezionato con il lupo dei Carpazi il cane lupo cecoslovacco. Pastore scozzese a pelo lungo, razza di pastore tipica del Regno Unito, divenne famoso quando la regina Vittoria ne portò uno nella tenuta di Balmoral in Scozia. Da quel momento è diventato molto famoso, grazie anche al film, quindi il telefilm con Lassie, che era il nome proprio del soggetto e non il nome della razza. Border Collie, originario della regione di confine tra Inghilterra e Scozia, è la razza con la più alta intelligenza ubiditiva. Questo non vuol dire che sia un cane facilissimo da gestire, perché come dicevamo prima, molto importante è la stimolazione mentale, ovvero che uno sempre avere qualcosa da fare. Pastore australiano, australiano nel nome, una razza originaria degli Stati Uniti, è una razza che ha visto il proprio sviluppo legato completamente a quello delle pecore Merinos che ha seguito fino in Australia e dall'Europa, dall'Australia quindi agli Stati Uniti. Razza selezionata in Belgio, pensate che quando in Germania il Tom Stefanitz selezionava il pastore tedesco, il professor Roy in Belgio selezionava le razze da pastore belga, tra cui quella di Tervuren, che è una delle due a pelo lungo, quella con il pelo lungo fulvo carbonato, porta il nome Fiammingo. Mi reco quindi sul podio con il nostro giudice per la premiazione. Invito quindi sul podio, al terzo posto, Rough Collie, al secondo posto, Border Collie, siamo in ordine, al primo posto, pastore australiano. Cucillato.